Il collaboratore di giustizia Antonio Cataldo sarà sentito domani nel processo riscatto Mille e una notte che si sta svolgendo davanti al giudice di Locri. Per il 57enne Cataldo è la prima uscita pubblica dopo aver deciso nel giugno scorso ad iniziare il proprio percorso collaborativo con i magistrati della Procura Antimafia di Reggio Calabria. Il Tribunale di Locri ha accolto la richiesta di audizione del neo collaboratore formulata all'udienza di venerdì dal sostituto procuratore Giovanni Calamita della DDA Regina, che tra l'altro ha avuto occasione di ascoltare Antonio Cataldo in una località riservata e al momento si trova sotto protezione. Cataldo sarà sentito da un sito riservato sul contenuto dei verbali resi il 20 e 28 luglio scorsi agli inquirenti e sarà assistito nel corso dell'udienza dall'avvocato Antonio Cavo. Nella medesima ordinanza emessa nella tarda serata di ieri, il Tribunale di Piazza Fortunio ha accolto le altre due richieste del dottore Calamita che riguardano l'ammissione di un'informativa relativa al patrimonio di uno degli imputati, nonché l'acquisizione dei verbali resi da un ex commerciante di Locri in fase di indagine relativa al segmento investigativo denominato riscatto eseguito dai carabinieri di Locri. In questa circostanza, il collegio ha recepito le osservazioni del rappresentante della pubblica accusa che ha sostenuto, per come riportato nella nota depositata alla precedente udienza, che non è da escludere che il testimone sia stato costretto o si sia sentito costretto dalle contingenze a ritrattare quanto originariamente dichiarato. Alcuni avvenimenti collegati con il procedimento riscatto ritenuti possibili atti intimidatori a quattro testimoni, uno dei quali l'ex commerciante asserito testimone reticente, oltre ad aver patito per un furto presso la sua abitazione, ignoti hanno posizionato una sedia di plastica al centro del sentiero che conduce all'abitazione e sopra di essa un asciugamani stesa al sole attaccata ad un filo che fungeva da stendino esterno. Sul punto, ND, all'epoca monitorato, ha riferito ad un soggetto non identificato di aver imparato la lezione e di non aver sospetti. I giudici inoltre hanno evidenziato i timori che il testimone abbia subito effettivamente delle pressioni, tanto da apparire reticente, nel corso dell'esame reso davanti a loro quando, nello specifico, il Presidente lo ha più volte ammonito. Il Tribunale, che ha respinto le argomentazioni difensive, ha quindi rinviato il processo a domani.